Amici, amiche, sempre conoscenti dello Storia del Prolato, benvenuti alla 12ª puntata dell'Off Season 2024 di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento come sempre a The Cutting Edge che ci offre insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me Giovanni Granci ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi e Giorgio Prunotto. Allora, lo faccio del bieco maniavantismo. Allora, la scaletta è tranquilla. As disturbo poco o niente, ma ci stiamo nell'oretta almeno oggi. Almeno oggi. Sento se silenzio. Facciamo partire As disturbo adesso, sì. Cioè, io sapevo, io speravo, confidavo. Va bene, dai, non riusciamo mica noi a tenere dei, neanche i nostri, vabbè, niente. Allora, il nostro pubblico non ci vuole sotto l'ora. Che fortuna che abbiamo, grazie pubblico. Vero. Allora, dai, primo argomento all'ordine del giorno della nostra assemblea di condominio, il calendario NFL. Settimana scorsa è stato così svelato, rivelato, comunicato il calendario con tutte le partite settimana per settimana. Vi ricordiamo che dopo l'ultima partita di regular season le squadre sanno già chi affronteranno, perché il processo della schedule è codificato. Su Adol Magazine trovate anche un articolo che vi spiega come funziona il calendario, nel senso quali conference si affrontano e quali division si affrontano anno dopo anno. Quindi quello, sei già contro chi giochi in casa, sei già contro chi giochi in trasferta, quello è tranquillo. Quello che invece non viene svelato fino a ormai metà maggio è quando affronti chi, e diventa una cosa molto importante perché permette di fare diverse analisi, non tanto e non solo, ripeto, su quando affronti chi, che comunque può avere anche un valore, nel senso che magari ti capita una striscia di partite più difficili sulla carta sempre rispetto ad altro. Insomma, c'è molto da ragionare su quello. Ma il ragionamento dobbiamo fare noi questa sera, invece, prendiamo spunto da un tweet di Warren Sharp, giusto per rivelare, mettere a conoscenza le nostre fonti, è un'analisi del calendario che si basa su diversi parametri, tra i quali i giorni di riposo tra una partita e l'altra, averne più o meno rispetto agli avversari, quanto si va a giocare fuori casa, quanto in casa, cioè dal punto di vista di contemporaneità, di consecutività, scusate, e anche poi dopo il calendario in base al bye week. Insomma, Warren Sharp ha fatto tutta questa analisi che vi metto, il link lo trovate nella chat su Spreaker se volete vederlo, da cui emerge che i 49ers, se ho capito bene, per il secondo anno consecutivo hanno il peggior calendario e di tanto della NFL, con un totale di 21 giorni in meno di riposo rispetto agli avversari. Cioè i 49ers della stagione riposeranno 21 giorni in meno rispetto alle squadre che affrontano. Questo è il dato netto, mentre invece possiamo dire che la squadra messa meglio sono invece i Baltimore Ravens, che avranno 16 giorni in più di riposo rispetto agli avversari che affronteranno settimana dopo settimana. Voi non lo state vedendo, ma c'è uno che sta ridendo. Vabbè, ma fa bene adesso a ridere, poi dopo ne parliamo. Quello che ci dice il nostro amico a sua insaputa Warren è che ci saranno nella prossima stagione ben 101 partite nelle quali si affronteranno squadre che avranno giorni di riposo diversi, cioè in cui una squadra avrà più giorni di riposo rispetto all'altra, che è il numero più alto di partite nella storia NFL. Questa percentuale, di solito questo numero di partite era difficilmente superava il 30%, adesso siamo arrivati al 37%, quindi insomma qualcosa
sta, più che sta cambiando, c'è qualcosa davvero di più che difficile da spiegare, c'è qualcosa che merita un po' di attenzione da parte di chi segue questa lega. Quindi questo è, ecco qui, ho trovato adesso mentre parlavo con voi che siamo passati da avere nel 2020 un negativo di meno 21 giorni, il totale negativo, cioè sommando tutti i meno e tutti i più di questa stagione, è meno 32, quindi è più di un terzo rispetto a soltanto 4 anni fa. Il problema è che questo può ripercuotersi. Adesso io non voglio dire che questa può essere la ragione per cui una squadra gioca male o gioca bene. Resta il fatto che, per esempio, prendiamo sempre esempio i 49ers, hanno veramente una partenza in generale stagione in salita rispetto ad altre squadre, con questo numero in meno di giorni di riposo. Quindi, cosa secondo voi, questo è un fattore che interessa la NFL? È un fattore a cui l'NFL non dà nessun peso e dice a AWS, cioè Amazon Web Service, fate voi il calendario con i vostri 10 milioni di calcoli vari come hanno pubblicizzato, o può comunque essere un problema in una stagione per cui un infortunio importante può non soltanto rendere la problematica per una squadra, ma in generale per il prodotto televisivo, ecco, contando anche da questo punto di vista. A voi la parola. Vado io. La mia impressione è che l'NFL non si sia ancora resa conto di questa cosa e che questa cosa sia null'altro che la conseguenza, diciamo, estrema della frammentazione del calendario che l'NFL sta perseguendo negli ultimi anni, spostando partite un po' di qua e un po' di là. Quattro anni fa probabilmente c'erano già i Thursday Night, ma non c'era il Black Friday, ma non c'erano gli anticipi del sabato, sono i playoff. Quest'anno ci sarà anche un mercoledì, mi pare di ricordare. Natale. Mauro, esatto. C'è una settimana in cui c'è una partita NFL praticamente ogni giorno. Esatto. Andando a fare queste cose qui, è chiaro che i periodi di riposo per le squadre si accorciano. Prima si parlava soltanto di settimana corta, quando una squadra doveva giocare il giovedì notte, magari a quel punto era salvaguardata perché non giocava Monday Night o Sunday Night. Adesso, con questa estrema frammentazione, secondo me l'NFL ha, forse colpevolmente, sottovalutato questo fenomeno che, come si vede dalle cifre della meravigliosa analisi di Sharp, che so peraltro essere stata basata su cifre e analisi della Pronoto Analytics, questo credo che lo possiamo dire, è una cosa che promette di avere di incidere, di avere un peso in uno sport del quale conosciamo la fisicità, conosciamo il discorso degli infortuni, eccetera. Io personalmente credo che quest'anno sia stato colpevolmente sottovalutato, è uscito questo discorso, se ne inizia a parlare adesso, se ne parlerà ancora di più, specialmente se cominceremo in stagione a vedere gli effetti concreti, cioè assenza di riposo, infortuni, cose del genere, e se ne discuterà molto in anticipo della prossima stagione e sarà uno dei punti chiave dei negoziati per i rinnovi dei contratti, stagione 18 squadre, tutto quello che si prospetta nell'NFL del futuro. La mia impressione è che per quest'anno non ci sia dolo da parte dell'NFL, anche perché ricordiamo, cioè, non è che ci sono, sì, ci sono magari squadre un po' più potenti, un po' meno, ma si tratta sempre del solito club chiuso di 32 multimilionari, per cui si sta presto a individuare, a mettersi e a puntarsi le dita contro. Per cui non credo al dolo, credo piuttosto ad una colpa grave, quello sì. Al netto che quasi stia molto godendo, perché ero io quello che sorrideva prima, sarei estremamente incazzato, e lo sono lo stesso anche se tifo Ravens, anche se per ora come ora bozze ferme siamo stati noi i primi a vincere qualcosa sta off season, perciò beccatevi questo, che i Vikings nemmeno questo possono dire. E
Questo qua è un problema gigantesco. I Vikings non hanno Kyle Hamilton. No, non l'hanno preso. L'hanno hanno tradato, aggiunto di volte per non prenderlo, ma dicevo... Ah, ma è vergognosa sta cosa, vergognosa. No? L'avevo letto a Cody Benjamin, per quello pensavamo. No, confermo, non hanno preso i Vikings. Però allora, guarda, visto che fai il fenomeno, ti dirò di più. Sta settimana mi hanno messo altre due dita nelle ferite, perché hanno fatto la classifica dei migliori under 25, il numero uno... Hai visto? Basta, vado. C'era anche Kyle Hamilton, basta. C'era anche Kyle Hamilton, vabbè, che voi non avete preso. Però uno swing di 37 giorni fa i Ravens primi e 49ers ultimi. È un qualcosa che... 37 è un numero consistente, suona bene, ma andarci dentro a 37 fa paura. Perché se noi pensiamo, per esempio, a una squadra che gioca il giovedì notte di week 9... e week 10 affronta una squadra che ha giocato in Monday night, la squadra che ha giocato giovedì notte di week 9 ha 10 giorni fra la partita week 9 e quella di week 10, mentre quella che ha giocato in Monday night ne ha 5 o 6, che è quasi il doppio. Questo può succedere, succede sempre, succede spesso, ed è normale perché il calendario è fatto così. Però questi 5 giorni di differenza concretamente si traducono in la squadra ha il doppio del tempo per prepararsi la partita, e questa è una cosa che fa una differenza enorme. Vediamo soprattutto ai playoff, quando una squadra ha tempo per focalizzarsi solo su un'avversaria, che game plan fanno. E poi pensiamo anche agli infortuni, perché non solo facendoli giocare in giorni così ravvicinati aumenti il rischio di infortuni, ma anche il recupero degli infortuni, perché se uno spacca il crociato è fuori, fine stagione, lo rivedi l'anno prossimo. Ma se uno ha una piccola storta alla caviglia, nulla di grave, nulla di da un mese, ma day to day. Se uno ha un problema al polpaccio, al quadricipite, questi 3 giorni in più di riposo fanno tutta la differenza. Perciò, prendendo i 2 esempi estremi, i Ravens magari mi fanno recuperare Mark Andrews perché ha 10 giorni di recupero. I 49ers invece... Ufanga non me lo fanno recuperare perché si è fatto male lunedì notte e gioca domenica pomeriggio. Questo next man up, tutti i cliché che vogliamo, ma questo concretamente si traduce in svantaggi. E non è che sia una calendario NBA in cui San Antonio Spurs hanno il rodeo trip e per tipo un mese giocano fuori casa su una stagione di 82 partite. Su 17 partite, se una partita magari anche contro una diretta avversaria in division o anche in conference, magari a dicembre, fa differenza. La differenza fra un secondo o un sesto seed, la differenza fra una stagione da 10 vittorie e playoff, una stagione da 9 vittorie e non ai playoff. Perciò spero veramente, secondo detto Mauro, che non c'è il dolo, che è una qualcosa che è successo, adesso è stato evidenziato, magari l'anno prossimo la differenza fra primo e ultimo sarà 15 giorni, no 37. Però è un vantaggio gigantesco per i Ravens, e per quanto da tifoso possa dire che bello, non è giusto. Perché non è giusto che San Francisco abbia meno tempo per preparare le partite, meno tempo per recuperare, soprattutto perché, diciamocelo, cosa hanno fatto di male? Cosa hanno fatto di male per meritarsi una roba del genere? Niente. È stato un computer che ha deciso così e l'NFL non ha fatto niente per impedirlo. Appunto. No, ma... aggiungo un particolare ragionamento. Attenzione, quel calendario non è frutto solo dell'input dato a un computer di mettere assieme le partite, ma c'è anche tutto un discorso televisivo. Come ho letto un'intervista di Mike North, che è il vice president del broadcast planning dell'NFL, cioè vice president dell'NFL, essendoci un solo president, vuol dire il capo del settore, e dice che quando loro mettono giù la schedule non solo devono pensare alle partite, agli incroci, eccetera, 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 ma anche a cercare di mettere quello che loro ritengono adesso, ovviamente, perché poi dopo può cambiare tutto, il miglior prodotto nel giusto slot televisivo. Quindi la giusta partita, il Thanksgiving, e quest'anno mi pare non ci sono più i Lions, mi pare, una roba del genere, le giuste partite in week 1, i giusti Monday night, i giusti Sunday night, eccetera, sì, eccetera, eccetera. Dopo il calendario dei Monday night della scorsa stagione, cioè sinceramente ho qualche dubbio sulla loro capacità di mettere il prodotto giusto. Questo posso essere d'accordo, no, ma io volevo aggiungerlo
Mauro, come fattore in più, cioè c'è anche il discorso che se sei una squadra che ha seguito perché sei forte, perché sei in un mercato forte, rischi che questo possa diventare uno svantaggio da un certo punto di vista. No, no, certo, ma quello che allora, motivo il discorso per cui io non credo che ci sia dolo, ma colpa grave sì. Ma io non credo che ci sia dolo, perché questo discorso dei 37 giorni di differenziale tra la squadra più che riposa di più e quella che riposa di meno, che già, come ha detto Mattia, è una mostruosità, cioè 37 giorni in una stagione che dura quanto? 4 mesi, 5 mesi per chi fa i playoff, 37 giorni è una mostruosità. Ma non è l'unico, cioè scorrendo l'indagine di Sharp ci sono altre cose altrettanto macroscopiche che non vanno a colpire una squadra in particolare. Il dato che ci saranno quest'anno 66 gare in tutta la stagione in cui una delle due squadre avrà almeno 3 giorni di riposo più dell'avversario. Sono tanti, 66 gare sono in cui tanti. Una squadra avrà riposato più di 3 giorni. C'è quasi un quarto del calendario. Quasi un quarto del calendario. Ci saranno 9 squadre, cioè 9 volte quest'anno succederà che una squadra giocherà 3 partite in 10 giorni, cosa che nella precedenti 20 anni dell'NFL era successo 9 volte, e quest'anno succederà 9 volte solo quest'anno. Per questo io parlo di colpa grave, perché non sono peccati che si perché anche questo, cioè voglio dire, 3 giorni di riposo in più sono tanti. 9 volte una cosa del genere sono tante, e non vanno a colpire sempre la stessa squadra. Per questo non parlo di dolo, perché gli indizi che questa cosa sia stata fatta male ce ne sono tanti. Detto che concluderemo questo breve segmento, anzi breve mica tanto, questo segmento con no al football moderno, no alle pay TV, perché alla fine che credo bello, che bello. Che sia doveroso finirla così. No, è sacrosanto. Tra l'altro stavo pensando al discorso di Joe e a tutti gli infortuni che hanno avuto i 49ers negli ultimi anni, e se li vuoi mettere in prime time e poi dopo li costringi a non riposarsi mai, vai un po' in cortocircuito. Detto questo, aggiungo alcune curiosità che mi hanno trovato un simpatico post, citiamo anche perché è di Catch the Blitz, che ha raccolto un po' di curiosità proprio dal calendario, che ti fanno capire come Mauro abbia probabilmente ragione. Niente dolo, ma di certo un po' di colpa grave nel cercare di spalmare più possibile le partite in televisione. Intanto tranquillizziamo anche Joe, i tifosi dei Lions che saranno al Thanksgiving contro i Bears. Ci sarà anche Mauro al Thanksgiving quest'anno contro i Packers. Yes. Le curiosità che vi citavo, allora ce n'è una intanto che fa molto piacere sempre ai Lions, perché avranno solo, ma questo è lo schedule, questo non c'entra molto nell'organizzazione, ma avranno solo 3 partite esterne per tutta la stagione, 3 partite in uno stadio scoperto. Questa è veramente una buona notizia per Goff, e ci riallacciamo a quello che abbiamo detto la settimana scorsa di quanto giochi meglio al coperto che all'aperto. Gli Steelers hanno 6 delle ultime 8 partite contro avversari della NFC North. Ragazzi, questo... cioè praticamente... Sì, le altre 2 mi sa che c'hanno Chiefs e un'altra squadrona, cioè hanno un calendario impossibile. È allucinante per gli Steelers il finale. I Packers hanno per la 4 partite consecutive in prime time a fine stagione. 4 consecutive in prime time a fine stagione. Questa invece è più curiosa, i Chiefs quest'anno giocheranno domenica, lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Non male, gli manca il martedì per fare il circo. Solo perché il martedì ancora l'NFL non ci è arrivata. Diamogli tempo. Le fan è l'unico tutte. Giorno libero. I Jets. Ma perché ci siamo noi il martedì? È per bravo. Quello. Grande Joe. Grandissimo. È il giorno in cui Godel deve fare il bucato. I Jets invece giocheranno in 6 primetime games nelle prime 11 settimane. 6 primetime games nelle prime 11 settimane, ma anche a livello di insomma, chiamiamoli bioritmi, no? Che uno, il giocatore di football è abituato a giocare la domenica, ormai direi che questo se lo scorda, perché 6 nelle prime 11, una sì e una no, praticamente parlandoci facile. Forse ultima paura del tendine di Achille di Arona. sì, che tra l'altro era in notturna, mi sa, quando ha saltato.
Ultima che vi segnalo, i Chargers, il dato dei Chargers, perché non vi segnalo il fatto che i Falcons avranno il più facile calendario basandosi sul, ma perché anche perché le winning percentage dell'anno scorso valgono praticamente nulla. I Chargers viaggeranno per 26.833 miglia, oltrepassando 36 fusi orari. Un pochino di confusione, secondo me, te lo crea tutto sto popò di viaggio, però del resto non è che si possa fare tanto su quello, sui giorni di riposo secondo me dovranno lavorare. Allora, secondo me l'analisi di Sharp Football è quantomeno rivedibile, nel senso che ci sono, ora qui ridono, ma vi offro un punto di vista competente. Tu gli hai fornito i dati e poi loro li hanno stravolti. Allora, se loro mi pagavano gli facevo tutta l'analisi, se non sanno leggere. Allora, ci sono secondo me due errori grossi, proprio grossi. Uno, forse tre. Uno, contare il giorno di differenza. Il giorno di differenza è pressoché inesistente. Ti basta trasferta a casa e già solo quello viene coperto. Quindi io quei numeri li taglierei. Taglierei sicuramente tutti i numeri superiori alla settimana, le bye week. Non hanno senso, poi lo vedremo in AS Disturbo, perché statisticamente è provato che non c'è nessun vantaggio dal punto di vista di vittorie come risultato dopo la bye week. E quindi anche quelle le toglierei. Mauro ha centrato il discorso quando diceva i tre giorni. Sono quelli decisivi. Nessuna squadra ha più di quattro volte, che non sono poche, stiamo parlando attorno al 22% delle partite, un delta di quattro giorni di svantaggio rispetto all'avversario. Ma qui bisognerebbe anche equilibrarlo rispetto al numero di volte che magari ha 2, 3, 4 giorni in più rispetto all'avversario, per poi tirar fuori una media. Quindi io l'avrei fatto in maniera diversa, sinceramente. Quello delle tre partite in 10 giorni è scandaloso. L'NFLPA sono veramente i pagliacci, perché va benissimo tutto, ma non mi puoi star lì a menare della sicurezza dei giocatori e poi su robe del genere lasci passare. Bastava far meglio il calendario, si poteva fare. Sono d'accordo anch'io che non ci sia nolo, ma ci sia un po' di incompetenza, e sicuramente ci saranno polemiche quest'anno e l'anno prossimo auspichiamo che ci sia un miglioramento, però certe cose secondo me devono essere viste per forza. Però a me non piace tanto come è stata fatta l'analisi. Secondo me bisogna concentrare quando ci sono i tre giorni di differenza, perché appunto se tu vai a giocare con una squadra che ha tre giorni in più, ma tre giorni in più tu prepari anche l'avversario, tutta la questione di mole di ore di video che ti riesci a vedere, tattica che ti riesci a preparare. Non lo so, è veramente una cosa complicata. Ci sono molti parametri secondo me che si potrebbero aggiungere. Ad esempio, se proprio vuoi farle ravvicinate le partite, le sfide, falle tra squadre divisionali che si conoscono già benissimo, hanno bisogno sicuramente di meno ore di video. Ci sono degli accorgimenti che si possono avere, guardare chi deve, ad esempio, sta sulla costa ovest e deve fare trasferte più lunghe, cercare di andare a inserire anche quel parametro nell'algoritmo, e poi viene fuori un lavoro migliore sicuramente di quello che è stato fatto. Ma sai benissimo anche te che questo non è possibile, perché non puoi pensare ad una situazione il più equa possibile nel momento in cui tu non giochi, cioè finché giocavi solo la domenica e il lunedì, cos'è, 20 anni fa, 30 anni fa, era quasi, cioè il massimo che poteva capitarti, esatto, era quello. Ma ripeto, l'ha detto prima Mauro, e nei fatti più la NFL spalmerà le sue partite, perché di questo è qui stiamo parlando, è inutile che ci nascondiamo, cioè la NFL sta cercando di inventarsi un modo per spalmare quante più partite durante la settimana, tenendo presente il nucleo comunque domenicale. Ma è quello che sta facendo, dai, lo si vede benissimo.
si è iniziati, si è iniziati. 150 milioni di dollari da Netflix. Esatto, quello volevo arrivare, Mauro. Abbiamo cominciato con l'anticipo del giovedì, quindi le due squadre che giocano per noi la notte tra il giovedì e il venerdì, ma siamo americani che è più semplice, che giocano il giovedì avranno tre giorni di riposo in più rispetto a chi affronteranno la domenica dopo, o addirittura magari, non so chi saranno contro chi, non mi interessa, addirittura possono essere anche quattro giorni di riposo in più se affronteranno un Monday Night, su questo giusto per fare un esempio. Abbiamo letto fior di analisi su come il Thursday Night abbia clamorosamente cambiato l'approccio alla partita da domenica a giovedì, nel senso che leggevo qualche tempo fa che ormai praticamente quando giocano la domenica e poi giocano il giovedì non si allenano più neanche, nel senso che lunedì è riposo, perché è riposo e trattamenti, martedì leggero workout, mercoledì non puoi fare niente di più perché non puoi rischiare qualcosa e poi giovedì giochi, quindi non c'è neanche modo di potersi, diciamo, allenare in quei quattro giorni. Quando giochi la domenica e poi giochi. Gli schemi, ti guardi i video. Fai sì, esatto, cioè non è l'allenamento fisico. Questo è il giovedì, però credo che ormai sia stato, uso il termine, somatizzato dalle squadre. C'è da talmente tanto tempo che ormai fa parte del. Ma quest'anno stiamo vedendo cose che non avevo mai visto in passato. È la conferma quello della è chiaro, però ci sono delle accortezze, puoi avere. Faccio l'esempio, i Rams hanno tre volte in cui sono svantaggiati per 7, meno 3 e meno 3 e tre volte in cui sono avvantaggiati dove hanno più 3, più 3, 7. Quindi quello può essere già un primo parametro da inserire. Secondo, io una cosa che farei, hai meno giorni, magari evito di avere meno giorni e di mandare i Rams che vanno a Baltimora, per dire. Magari meno giorni faccio andare Baltimora ai Rams. Cose del genere, qualcosa di meglio, Giorgio, si può fare, ovvio. No, aspetta Giorgio, questo tuo ragionamento si infrange sul fatto che loro vogliono avere determinate partite in determinati momenti, cioè il tuo discorso è lineare, non fa una piega se tutte le partite fossero uguali, ma noi sappiamo, ve l'ho detto prima, l'ho citato prima, ma voglio dire, non è che serva chissà che non tutte le partite sono uguali. Poi ti capita un calendario del Monday Night come quello dell'anno scorso che ti sparavi da quel punto di vista lì. Però, voglio dire, e questo sì, è uno dei motivi per cui il tuo ragionamento, che capisco, voglio dire, assolutamente, mi trovo anche concorde, alla fine non ha nessuna possibilità di... perché non tutte le partite sono uguali. Beh, non riuscirai mai a farlo, tra virgolette... equilibrato completamente, esatto. Ma peggio di così è veramente dura. No, peggio di quest'anno credo sia quasi impossibile. Sì. Sì. Cioè, ragazzi, io adesso. Io aspetterei il prossimo anno prima di dirlo. È sempre così, Mauro, lo sappiamo. No, no, Giorgio, voglio dire, cosa succederà il prossimo anno? Allora, che si metteranno a parlare, finita la stagione, faranno il conto degli infortuni, faranno il conto di quello che è successo, vedranno com'è andata, ci saranno dei colloqui con l'NFLPA, a quel punto l'NFL tirerà fuori il libretto degli assegni e ciao a tutti. Ma cosa succede? Che forse chi? Sam Laporta si mette un Billy Eilish? Questo potrebbe succedere, perché adesso non per buttarla in mezzo sempre, ma ho visto, è anche ragionevolmente vero che hanno tenuto presente la tournée di Taylor Swift per fare il calendario dei Chiefs. E sta cosa, siamo qua che ragioniamo da mezz'ora su sicurezza dei giocatori, infortuni, equità, competitività pari per tutti, e poi tieni presente questo e no i meno 21 di San Francisco, che poi ci sta, cioè capisco perfettamente perché lo facciano. Taylor Swift ha portato nuove tifose, ha fatto un boom di ascolti, però cose del genere comunque alimentano i sentimenti di quelli che sono convinti che un po' di loro ci sia, perché non puoi tenere presente certe cose e non le altre, che la sicurezza dei giocatori è la prima di tutte. E infatti, come dicevate, le partite vanno a essere, tra virgolette, da TV. Non a caso i Panthers non giocheranno mai in prime time,
mentre le squadre forti giocano tutte in prime time 5-6 volte. Perciò, boh, secondo me potrebbero far di meglio. Poi è ovvio che sarà sempre peggio, perché adesso siamo esterrefatti davanti alle partite di Natale del mercoledì. Immagino fra 5 anni riusciranno a buttare in mezzo le partite di Halloween, che magari cade di martedì, e buon partire martedì, cioè sarà sempre peggio, che i soldi sono così tanti che sarebbe stupido da parte loro non provarci. Però dovrebbero essere forse un po' più trasparenti nel processo e fare il possibile per cioè, anche solo se poi concretamente non cambia niente, perché guardate i 49ers, il loro meno 21 è anche alimentato da 3-7, che penso che siano tre partite contro squadre che escono dal bye, e quello, vabbè, come ha detto Giorgio, un po' si può anche capire, però devono comunque impegnarsi attivamente e farlo presente, comunicarlo che si stanno impegnando per rendere la situazione più equa possibile, perché comunque è insopportabile. Cioè, veramente, adesso lasciamo perdere il tifoso e il meme, il 37 differenza tra Ravens e 49ers da qualsiasi lato lo si guardi insopportabile, perché è, ci succedono cose in quei 37 giorni, c'è una differenza non solo di 37 giorni ma anche di 4-5 vittorie, secondo me, con un po' di sfortuna, con un infortunio al momento sbagliato. Tre partite in 10 giorni significa che se Jamar Chase c'ha mal di schiena, perché mi sa che i Bengals sono una delle squadre che gioca tre partite in 10 giorni, se Chase ha mal di schiena, se mi avesse giocato il giovedì e poi gioca domenica dopo, avrei potuto recuperare. Invece in questo caso può saltarmi potenzialmente due partite e mezzo. Non è giusto, e spero veramente si attivino per prevenire qualcosa del genere, perché ripeto che dal punto di vista di tifoso e goliardia fa ridere, ma non è minimamente giusto. Va bene, Ale, chiudi te, dai, che hai detto poco. A me hanno detto che su Teams, non devo interrompere quelli che parlano, ma c'è la simpatica funzione di mettere la manina alzata finché qualcuno ti dà la parola. Quindi non c'è, io sto alzando la manina. Alzi. Ho alzato mentre Mattia parlava, adesso non mi ricordo neanche più quello che volevo dire. Con la mano alzata. Però volevo ricordare a Mattia, adesso a rischio di apparire cinico, volevo ricordare una cosa a Mattia. L'NFL è un freddo business. E si sta, mentre il pianeta si scalda, l'NFL si sta raffreddando, mi sembra. Ma più che altro va tutto bene finché regge il giochino, nel senso che finché l'altra cosa a cui preme molto l'NFL è l'equilibrio, no? E lo sappiamo da anni, quindi è guadagnare tanto dalle partite in televisione e anche far sì che tutti abbiano più o meno le possibilità, più o meno, perché poi abbiamo visto che insomma non è proprio sempre stato esattamente così, ma diciamo che sulla carta è cercare di rendere tutto equilibrato e dare a tutti le stesse possibilità. Così va un po' contro questo principio, mi sembra. Nel senso che togli chiaramente a chi ha meno possibilità di riposare, a chi ha meno giorni a disposizione, la possibilità di giocarti le tue carte alla pari degli altri. E secondo me in questo senso è una delle cose che probabilmente l'anno prossimo, in quelle belle tavolate che fanno i proprietari in primavera, si troveranno a discutere. Faccio una proposta per l'algoritmo: metti un blocco per cui tu non puoi giocare contro, siccome loro credono nella strength of schedule, che sappiamo è una boiata, ma ci credono, e l'ha messa pure come modo per sparigliare le parità. Metti che tu non puoi giocare contro una squadra che è più forte di te, e tu hai un vantaggio in vento di 2 giorni, 3 giorni rispetto a lei. Questo è fattibile, eh? È complicato, ma non è che lo fa una persona. Ci sono fior fior di computer a gestirselo, e almeno fai sì che hai più possibilità che una squadra che risposa di meno vada a giocare contro la squadra più scarsa. Sì, ma se io sono i Kansas City Chiefs e devo andare a giocare contro i Carolina Panthers che hanno riposato 3 giorni più di me, comunque sono 3 giorni più freschi di me, possono farmi del male uguale anche se sono meglio, i Carolina Panthers. Meglio, ho più equilibrio, garantisco più equilibrio. Sì, ok, ma... però è un vantaggio surrettizio così. Cioè... Vabbè, dai. L'ho buttata lì.
Va bene, intanto Francesco, delle parole di Giorgio prima hai avuto risposta alla tua domanda sull'eventuale vantaggio o svantaggio che danno il bye week. Nessuno. È circa meno dell'1%, ecco. Vado a memoria, ma ci sono tantissimi studi e tutti arrivano allo stesso risultato, che è meno dell'1%. Quindi fa poco, trascurabile. Allora, secondo argomento all'ordine del giorno di questa assemblea di condominio riguarda i rookie. Allora, probabilmente qualcuno di voi avrà letto del beef, come dicono quelli giovani, Mattia? C'è del beef tra Marvin Harrison Jr. e Fanatics. Marvin Harrison Jr. è un ricevitore rookie al suo primo anno. Fanatics è l'azienda che ha l'esclusiva, diciamo, del merchandising NFL. La faccio semplice. Marvin Harrison Jr. ha deciso di non firmare il contratto con Fanatics, che ha la licenza anche dalla NFLPA, e quindi in questo momento non si può comprare nulla che veda Marvin Harrison Jr. nella sua divisa NFL, che sia una figurina, una bobblehead, una maglietta col suo nome. E addirittura in questo momento Marvin Harrison Jr. non può essere neanche su Madden, il videogioco, perché non ha firmato questo contratto. A sua volta invece Marvin Harrison Jr. Sostiene in maniera più o meno come si dice, esplicita, di combattere una battaglia per conto di tutti i giocatori rookie, una battaglia basata sul fatto che Fanatics alla fine sfrutta questi ragazzi, e il termine sfruttare è vero, li sfrutta perché ad esempio c'è il racconto di un rookie di uno o due anni fa che scelto l'NFL, Fanatics gli ha dato $80,000. Questa persona non ha mai visto $80,000 in vita sua per dare i diritti della sua immagine, e in cambio ha dovuto firmare qualcosa come 20,000 figurine, che erano quelle che poi sarebbero state messe in vendita. Insomma, in poche parole, in questo momento cosa ha fatto Harrison Jr.? Ha fatto un passaggio al mitico Pat McAfee Show, in cui ha fatto presente di non avere nessun accordo con Fanatics, di non volerlo fare, che lui non ha avuto neanche al college l'accordo con Fanatics, ma al college vendeva il materiale attraverso il suo sito. Fanatics a sua volta risponde: sì, è vero, noi non avevamo un accordo, non abbiamo in questo momento un accordo con Harrison, ma eravamo arrivati a un punto tale di discussione col giocatore per la quale un accordo era praticamente fatto. E quello che Harrison ha detto al Pat McAfee Show alla fine crea un problema a questo accordo, e quindi lo hanno citato presso la corte di New York. Citato per danni. Allora, chiudendo il discorso e poi facendo questa discussione insieme a voi, se Fanatics avrà ragione, cioè la corte dirà che il comportamento di Harrison non è stato congruo, molto probabilmente, difficilmente, nessun rookie in futuro deciderà di seguire la linea Harrison. Anzi, molti rookie già adesso hanno già firmato un accordo con Fanatics negli anni precedenti di università, al college. Dovesse vincere invece Harrison Jr. e quindi la corte dichiarare che alla fine quello che aveva con Fanatics era semplicemente non era ancora un contratto firmato, ma erano trattative, può essere che il potere che ha in questo momento Fanatics su tutto un po' diminuisca. Quindi questo è anche un altro dei ragionamenti che c'è sulla questione, contando che Fanatics non è assolutamente amata dai tifosi americani per le sue politiche di prezzo e di quasi monopolio che ha. Quindi noi l'abbiamo messa sulla dura vita di un rookie, ed è vero, cioè la dura vita di un rookie, perché si trova ad avere a che fare con tutte queste cose che probabilmente non conosceva in passato, e rischia la fregatura, tra virgolette, come gli $80,000 per sfruttare la tua immagine, le 20,000 carte da firmare, e qualcuno che ti dice: guarda che $80,000 non sono nulla, cioè ti sei fatto ingolosire da niente, ecco. Quindi questo è un po' il discorso. Entro a piedi pari, Gio.
Vai. Entro a piedi pari perché hai detto, secondo me, una cosa chiave, ovvero che gli americani si sono accorti, soprattutto i tifosi, del potere che ha acquisito negli anni Fanatics, ed è obiettivamente molto vicina al monopolio perché si è praticamente accordata con NFL, con Nike, un po' Sì, con sì, sì. tutti per garantire la produzione di qualsiasi tipo di merchandising. Mi pare che quest'anno abbia preso anche le figurine che erano della Panini prima. Assolutamente. L'NFL non comincia quest'anno perché quest'anno hanno fatto vedere da poco, da pochissimo, questa settimana hanno fatto vedere che hanno fotografato i rookie proprio e erano ancora Panini, ma gli ha già mangiato buona parte del mercato delle figurine. Dall'anno prossimo anche la Premier League, per allargare un po' il discorso, Anche la WWE. hanno le figurine Fanatics e non Panini. Quindi. E, no, e poi non dimentichiamoci la cosa che ha fatto più scalpore questa primavera, le divise del baseball fatte da Nike su base Fanatics, che sono state una polemica continua perché i giocatori non hanno apprezzato, Le ha erano cambiate trasparenti. o le cambieranno, ho letto. Però capisci che il potere che ha acquisito in questi anni Fanatics è davvero enorme. Stiamo su enorme come aggettivo. L'altra cosa che mi sono segnato e secondo me è fondamentale, non è un rookie qualsiasi, cioè la povera vita Esatto. da rookie fino a un certo punto, perché qui stiamo parlando di un rookie particolarissimo, cioè del figlio di una delle grandissime superstar degli anni, inizio anni 2000, perché se è junior non è un junior qualsiasi, è il figlio di Marvin Harrison, uno che l'NFL la conosce, uno che l'NFL ci ha vissuto, uno che l'NFL sa come funziona, e quindi secondo me un paio di consigli al figlio o comunque un po' di ragionamenti il figlio gli ha fatti, perché non è una cosa che non conosce del tutto, che arriva dalla favelas. È E intricata la situazione. aggiungo che non era un rookie qualsiasi, anche perché aveva già delle prospettive NFL di un certo tipo rispetto alla Assolutamente, media sono dei rookie. almeno 2 anni che si sa che è il miglior ricevitore che sarebbe uscito quest'anno. Quindi sono tanti i fattori e sono molto curioso di vedere come andrà a finire questa situazione, perché non è affatto banale quello che si sta delineando, questo scontro che si sta delineando. Ed è vero, bisogna capire poi come finirà per capire come si comporteranno in futuro i rookie e i giocatori in generale. Piccolo excursus storico. Per chi di voi è un po' vecchiotto, anni e anni Nessuno. fa, quando si cominciava a comprare dagli Stati Uniti, non solo da NFL Shop o dai Ma da siti altri, sì. storici, c'erano due che si erano messi in luce, che erano Sports Edge e Fanatics. Erano i due che spedivano più facilmente in Italia rispetto agli altri, in Europa rispetto agli altri. Perché poi c'erano quelli classici di negozi dove si faceva fatica, penso a Models, penso a Dick's Sporting Goods, cioè erano negozi, sostanzialmente catene, che quelle facevano fatica a spedire. Quindi hanno cominciato questi due, e il primo passo di Fanatics è stato mangiarsi Sports Edge, perché erano praticamente identici questi siti, cioè molto molto simili. Da lì è stato un crescendo, cioè Fanatics ormai è praticamente. E lo vedete anche da quello che organizza, da cosa organizza per i giocatori, i party al Super Bowl. Se seguite un pochino sui social, vedete quanto è importante Fanatics per l'NFL. Quindi per Harrison non sarà una battaglia semplice, no, non tanto per l'NFL. Ho detto quanto è importante Fanatics per l'NFL, no, per tutto lo sport americano e per lo sport in generale sta diventando, se pensiamo No, alla ma Premier League. scusami se interrompo. Hanno una posizione di no, non reale, perché da loro ci stanno un po' più attenti, di quasi monopolio. Infatti non reale non lo so, nel senso che secondo me ci arriveranno anche a guardarci dentro. Arriveranno anche a guardarci dentro, perché a livello di merchandising, trovare qualcosa che non sia Fanatics, magari è differenziato. Magari è differenziato perché utilizzano marchi diversi, ma adesso è davvero complicato trovare. È vero che c'è Nike, che comunque ha il suo peso, è vero che c'è New Era, è vero che ce ne sono altre. Però è una posizione, diciamo, ingombrante, ecco, posizione Della ingombrante. posizione dominante, come era Microsoft, e tendenzialmente negli Stati Bravo. Uniti non piace, verrà punita entro pochi anni. Infatti Forse sono io mi fatti gioco un un buon euro che consigliere. Harrison vince la causa.
sono fatti ingolosire troppo e queste cose devi starci attento, no, perché questo, quando vuoi troppo prendi. Ma aggiungo, Giorgio, che in questo momento Fanatics ha il licensed sportswear per la MLB, la MLS, la NBA, l'NCAA, l'NFL, l'NHL, NASCAR, Formula 1, WWE e NPB, che non so cosa sia. La Serie A no? No, non la vedo, non l'ho segnata. Posso aggiungere un'altra cosa che mi, certo, sono, che mi ero segnato io? Seguo la lista fatta da Ale. Mi ero segnato rapidissimamente, poi lascio la parola agli altri, il discorso che hai fatto sugli $80,000, che per i ragazzi, per un ragazzo che viene dal college, sono soldi e poi capisce che non sono niente. In realtà anche questo paradigma qui sta cambiando. Adesso siamo nell'epoca del NIL. Cioè, i ragazzi nel college cominciano a poterli vedere i soldi, e €80,000 da qui a non molto saranno nulla anche per loro. Lo son già, lo son già. No, ma adesso, bravo Mauro, hai dato modo di collegarci alla seconda parte dell'argomento, cioè la dura vita di un rookie, che se è comunque sempre difficile approcciarsi al mondo dei professionisti e quindi far diventare quella che è formalmente una passione in un lavoro, se diciamo questa cosa rimane difficile, ma sta cambiando molto invece la percezione che danno i giocatori universitari della NFL. E adesso Giorgio citerà cosa ha scritto in una newsletter, ma secondo me la NFL deve stare veramente attenta anche a questo tipo di numeri. Prego Giorgio, dai, introduci te. Allora, cito velocemente i numeri. Praticamente nel 2021 c'erano 130 giocatori underclassmen, ovvero giocatori, ecco, che bravo, anticipavano le entrate in NFL rispetto agli anni di college standard. Quest'anno sono stati solo 58, quindi da 130 a 58. Questo ci dà le motivazioni, quali sono state. Il primo e più importante, come ha detto bene Mauro, è il NIL, quindi la possibilità di essere pagati per la gestione dei loro, chiamiamoli, diritti immagine, che riassumono. Scusa Giorgio, apro sempre una parentesi e tenete presente che anche su questo Fanatics è presente, è molto presente. Dopodiché ha intuito, scusa, giusto, poi ti faccio, per chiudere la parentesi, perché vai. Magari noi lo diamo per scontato, ma magari non tutti hanno presente che cos'è il NIL. Il NIL è l'acronimo di Name, Image and Likeness, cioè sono degli accordi che l'NCAA ha consentito ai giocatori di sviluppare per poter sfruttare il proprio nome, cioè ai fini di guadagnarci qualcosa. E le altre motivazioni sono il Covid, che ha permesso ai giocatori di avere un anno in più a disposizione al college, e aver tolto l'anno di fermo, quindi quando uno decide di trasferirsi da un college a un altro. Quindi questi sono stati un po' i tre fattori che hanno influito. Per darvi un'idea, in NFL un rookie guadagna minimo, il salario minimo è attorno ai $750,000. Di cui garantiti, nei casi quelli degli ultimi giri, stiamo parlando attorno ai 90,000. Quindi se poi viene tagliato dopo il training camp, quelle cifre lì va a prendere. Mentre al college tantissimi giocatori stanno prendendo delle cifre attorno ai $300,000, tutti garantiti. E ci sono ben 40 atleti che prendono più di $750,000 l'anno. E ci sono stati dei quinti giri scelti al draft che ne prendevano 500,000. Quindi fa capire che la fetta di torta di guadagno al college è veramente grossa. E probabilmente tenderà a salire, perché poi i college inizieranno a farsi, ovviamente, tra una gara l'un con l'altro, e quindi è verosimile che aumentino queste cifre. Questo apporta sempre di più i giocatori a valutare un attimino: ma perché devo andare in NFL, che magari non sono maturo abbastanza, non sono pronto abbastanza, magari vengo tagliato, magari questo non, per il mio ruolo non è l'anno giusto, sto un anno al college, magari riesco pure a prendermi uno straccio di diploma che poi mi posso vendere dopo, quando ho finito la mia carriera, specie se non sono un super talento, magari faccio anche qualche festa in più.
faccio qualche festa in più, magari vinco anche magari un titolo, magari miglioro talmente tanto che aumento le mie quotazioni, vengo scelto in dei giri prima, e quindi ragazzi qui vengono fuori milioni, eh. Sappiamo benissimo qual è la differenza economica tra essere scelti al primo, al secondo giro, secondo, terzo e così via. E quindi veramente sì, sta cambiando un mondo. Dal punto di vista numerico, secondo me, non di numero di underclassmen che verranno proposti, non ci sarà un indebolimento di talento, perché ovvio questi sono i primi anni, quindi sono i primi anni in cui arrivano meno giocatori. I prossimi anni ovviamente avremo più giocatori che usciranno giusti, e quindi però quindi numericamente come talento secondo me non scenderemo. Il discorso qual è? Anzi, può essere che si salga come talento, perché secondo me fare un anno in più al college, specie in alcuni ruoli particolarmente complicati, permette a dei giocatori di arrivare più pronti all'NFL, specie quelli che sappiamo benissimo essere scelti poi al draft perché fenomeni fisici, atletici pazzeschi, ma poi magari con delle tecniche e delle capacità tattiche assolutamente rivedibili. E quindi secondo te è un bene? Secondo me è un bene, io sono molto contento. Che siano un anno in più come minimo nel college, diciamo. Da questo punto di vista sì, perché vedremo, specie in alcuni ruoli, e secondo me vedremo dei giocatori arrivare pronti. Io sono stufo di squadre che scelgono degli atleti. Io voglio squadre che scelgano giocatori di football. E troppe volte vedo l'atleta che fallisce, mentre il giocatore di football non fallisce mediamente, al massimo di, poi ovvio fallisce anche quello, ma al massimo diventa, se era previsto fosse titolare, diventa un buon backup, però non è che disimpara a giocare a football. Io impazzisco quando vedo gente che mi fa ragionamenti: a quello ha fatto un decimo in cornerback che fa un decimo in meno. Sì, ma l'hai visto nei video? Ci sono dei cornerback che magari fanno anche due decimi in meno, ma stanno attaccati all'uomo, perché sanno quando fermarsi, quando cambiare direzione, capiscono dove andrà l'attaccante, riescono a leggere le sue tracce. Questo, il giornalista medio, e non parliamo del tifoso medio, dove lì veramente non ce n'è, sinceramente è una cosa che non viene valutata abbastanza. Poi sono sicuro che gli allenatori quello lo valutano, ma troppe volte certi allenatori fanno il ragionamento: non è un problema, mi basta che sia veloce, tanto io sono il dio in terra e riesco a farlo rendere alla grande. Ok, altro da aggiungere? Ottimo, dai. Perfetto, continuiamo. E papà, siamo all'Italia Football League, il massimo campionato di football americano italiano. Si è giocato week 10. I Guelfi di Firenze hanno battuto i Dolphins Ancona 38-14. Era il big match della giornata, e che è stato nettamente vinto dai Guelfi, passati subito avanti ampiamente. I Dolphins sono usciti soltanto a rendere il passivo meno importante, ma molto, vittoria molto molto bella da parte dei Guelfi. I Panthers Parma hanno battuto i Marlins Lazio 49-26, anche qua il punteggio. Inizia una partita non combattuta, i Marlins, anzi, secondo me, devono essere contenti di essere riusciti a segnare 26 punti contro una squadra che gli sta sopra in classifica. E per chiudere la partita scontata della settimana, gli Scorpions Varese battono Warriors Bologna 44-0, l'ennesima partita di Bologna senza neanche segnare un touchdown, vittoria agevole degli Scorpions. E questi risultati portano ad una classifica che vede Scorpions 7-0 e Guelfi 6-1, che sono matematicamente primi e secondi, e quindi salteranno il turno di wild card e sono qualificati direttamente per la semifinale. Dolphins 5-2, Panthers 4-3, Frogs 3-4, Marines 3-5 sono le squadre qualificate ai playoff. Jaguari 2-5, Lions 2-5, Warriors 0-7 invece le squadre eliminate. Ultima giornata di regular season nel prossimo weekend, Guelfi Firenze e Panthers Parma, che giocheranno sabato alle 15 a Firenze
e i Panthers sperano di andare a prendere i Dolphins con il pareggio, perché hanno vinto lo scontro diretto, non mi ricordo questo, no, hanno vinto i Dolphins, quindi no, non cambia nulla assolutamente. Dolphins ancora, Jaguari Torino sempre sabato alle 18, Warriors Bologna, Frogs Legnano sabato alle 21, domenica Scorpio Varese, Rhinos Milano alle 14.30, quindi diciamo che le 6 squadre qualificate ci sono, le 2 che saltano il turno c'è, i Dolphins sicuramente saranno terzi e i Panthers sicuramente quarti, quindi no, perché se i Frogs vincono vanno 4-4, i Panthers perdono 4-4, i Frogs passano i Panthers, diciamo che ci si gioca ancora, tra Panthers e Frogs si giocherà la partita di playoff in casa, e playoff che inizieranno la wild card si terrà l'8-9 giugno, quindi subito a ridosso. Ecco, questo è quanto prevede l'Italian Football League. E l'abbiamo detto all'inizio, abbiamo anche una domanda veloce veloce per Ask Disturbo. Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo. Giuseppe Bove ci chiede se DAZN farà vedere la NFL anche la prossima stagione, DAZN intendiamo il pacchetto quello visibile a tutti, o venderà solo il Game Pass. Allora Giuseppe, per quello che sappiamo, DAZN ha ancora anni di contratto per l'NFL, quello che non sappiamo al momento è quante partite faranno vedere col commento in italiano. Ricordiamo che fino al 2022 erano 3, nel 2024 sono diventate 2, speriamo che almeno 2 siano mantenute, ecco, cioè questa è la nostra speranza, ma su questo possiamo dirti assolutamente poco al momento, perché ancora non ci sono informazioni a riguardo. In chiusura di puntata, sto accelerando per rimanere sotto l'ora, non so se si è notato, i prossimi appuntamenti, giovedì ultima puntata stagionale di podcast verso dopo il draft, dedicata all'analisi di 10 anni di prime scelte, quindi anno per anno cosa hanno combinato le prime scelte nella loro carriera. Venerdì esce The Snap invece, nel quale Luca Rossi ci parlerà del roast di Tom Brady, e poi ascoltandolo ne saprete di più di quello che è successo qualche giorno fa, così più o meno, con Tom Brady, che ha fatto qualcosa per cui forse si è già pentito. Chiudiamo entro l'ora, clamoroso, ce l'abbiamo fatta almeno oggi, la dodicesima puntata dell'Offseason 2024 di Scusate il Disturbo. Ringrazio Mauro, Mattia, Alessandro e Giorgio per avermi fatto compagnia, e ci sentiamo settimana prossima. Da Giovanni Ganci è tutto.